la frenata, freni, bravissimo, e vai in curva. Non usare le spalle per scendere, ok? È dalle gambe che parte, dalla spinta sull'avampiede che parte la piega. E prova a farmelo di qua, sinistra, freni, no, tempo, muoviti a sinistra, freni, vedi che usi le spalle? Allora, quando freni, tu devi avere direzionabilità del mezzo. Se tu esci con le spalle, la moto va dritta e tu hai le spalle fuori che non la comandi. Sei impostato solo col sedere di lato, freni, ma hai direzionabilità del mezzo, la devi guidare. Cioè, se ce l'hai allineato, le spalle sono allineate al cupolino, tu la riesci a guidare, ok? Se sei così, no. Freni, bravissimo. E poi non parte dalle spalle, ma parte da una pressione sulla pedana. Bravo, quello devi fare. Vai di là, vai, pressione sulla pedana. Ok. Senza il gas, perché comunque due volte gira c'è il gas. Sì, ecco, l'altro aspetto l'avrai notato, quando vai giù e hai il gas in mano, il simulatore non scende, perché ti sta dicendo, guarda che sei nella fase di inserimento in curva. Non è normale che c'hai il gas in mano in questa fase. Quindi lì è fondamentale, se vuoi che anche la moto scenda come la stai guidando, che il gas sia chiuso. Ok. Ok? Riproviamo? Farlo più piano. Perché? Freni, non usare le spalle, non usare gas, sennò il simulatore non scende. Ginocchio, vedi che però il ginocchio non lo usi come riferimento? Voglio che questo sia il tuo riferimento. Bam! Ok, ce l'ho. Invece ti lasci andare giù. Non è quello che voglio. Voglio che trovi il riferimento della piega. Ah, quello è il tuo riferimento. Guardami avanti, guarda avanti. Ok? E poi riacceleri per andare avanti, per andare a fare il successivo. Lo sguardo non deve mai. Deve essere sempre avanti, non usare gas. Stai curvando. Ok? Poi dai gas. Ok, vediamo. Bene, bravo. Ginocchio. Ok, guarda avanti però. Acceleri per tornare al punto di partenza. Vediamolo di là. Sedere. Freni. Ok. Voglio che ti muovi di molto di più col sedere inizialmente. Ok, frena. Freni. Freni, stendi. Bravo. Giù, non di spalle, ginocchio. È il ginocchio che scende. Voglio che col. Guarda. Col petto tocchi il serbatoio. Muovi, ti alzi, no, vedi che la tiri giù di spalle? Voglio che, allora, te la semplifico. Quando ti muovi lateralmente e freni, ok? Quando molli i freni non fai questo, ma fai questo, dritto. Dritto, un unico asse. Quindi questo, stendi. Da qui giù lì. Giù lì. Questo è. Non è lateralmente, ok? Te vai giù di spalle. Tu cosa fai? Ti muovi, freni e poi fai questo. Non è questo. Non è con le spalle che guidi la moto. Freni? No, vedi che muovi di, vai giù di spalle? No, no, non aver fretta, pensa che sono le gambe che comandano il movimento, non sono le spalle, sono le gambe. Con la gamba devi portare giù la moto. Non avere fretta, ok? Non avere fretta, posizione, frenata, ok? Gamba, oh, questo è, però trova il punto di riferimento con il ginocchio, eh? Ginocchio, bam, dito, ok, stop,
guardi in avanti, accelerazione. Vai di qua. Ti rimuovere di più, sei poco spostato. Ok, freni. Ti sposta, freni. Gamba, no, è mosso le spalle, voglio la gamba. Freni ma non sei impostato. Ok, adesso sei impostato. Stai frenando, apri il ginocchio e spingi su quella gamba. Oh. Apri il ginocchio che ti dà già idea che devi spingere su quelle pedane. Apri il ginocchio e giù. Non dare gas però. Balla la curva, no? Adesso hai fatto la curva, acceleri. Un po' più chiaro? Ok. Proviamo. Stai, giri adesso. Devi fare... No. Devi fare due giri. Due. Vogliamo andare così a testa? Due giri. Allora, cortesia enorme, non ti fare portare da video, fai le cose che abbiamo visto adesso, Ivo, ok? Con tempo e per tempo. Prima curva, impostala già, giù in rettilineo, ok? Impostala già. Vai, cambio di direzione sulle gambe per la destra. Molla il gas, adesso dai il gas. Prepara il sinistra. Pronto a frenare. Frena. Molla tutto, ginocchio. Bravo. Ok, dai, cambio di direzione, via. Bravissimo. Pronto a destra. Freno. Molla tutto, ginocchio. Bravo. Vai, cambio di direzione, sinistra. Bravo, vai, ancora, fuori dalla curva, vai, arrabbiata, 1 e 2, a destra. Rimani a destra, accelera, ok, non tornare, ho detto rimani a destra, molla il gas e riaccelera, rimani a destra, frena. Vai, giù ginocchio, ok, sinistra. Pronto a destra. A destra, ancora di più, frena, ginocchio, è il ginocchio che comanda, non ti far portare dalle spalle, sinistra, pronto, mi ha detto, uno, non sono le spalle, Alberto, non sono le spalle, il ginocchio, sinistra, vai, pronto a frenare, ginocchio, oh, piano col gas, stai accelerando adesso, vai, ok, perfetto, dai un altro giro, prepara la curva 1, ok, pronto a frenare, frena, ginocchio, ok, aspetta, adesso accelera, gradualmente. Senti anche il sound della moto, eh? Adesso sei a gas chiuso, non aperto, vai. Chiudi il gas, chiudilo. Adesso accelera. Prepara, bravo. Vai, frena, chiudi tutto, chiudi, apri. Vai, cambi direzione, chiudi, apri. Ok, rimani a destra, bravissimo. Freno. Ginocchio. Vai. Cambi di direzione. Ottimo. Vai su quelle gambe. Lavora su quelle gambe. Destra o sinistra. Ginocchio aperto. Ok. Molla. Non cambiare posizione in sella. Sei sempre a destra. Accelera. Ritorna a destra. Freno. Estendi le braccia in frenata, eh. Vai. Cambi di direzione. Deve essere più sull'avampiede, sia quello interno che quello esterno. Devi fare pressione.
pressione sull'avampiede. Vai. Molla tutto. Vai, piano piano col gas. Ottimo. Spingiti. Hai perso pressione perché non avevi, hai perso contatto della pedana esterna perché non avevi forza a spingerti su con la pedana interna. Quando hai perso la pedana qua, non hai fatto questo, oltre al gas, ma è qui che comanda, qui che è il carico che ti rispinge alla posizione di partenza. Cioè, la moto ha il suo movimento naturale, diciamo, dato un po' dall'accelerazione che ti raddrizza e ti dà trazione. Però un altro aspetto è che da questa gamba ti rispingi verso il centro. Se tu questo non lo fai, ovviamente sei appeso e quindi è facile che perdi la pedana e via dicendo. Lo so, però è molto stancante, molto allenante dal punto di vista fisico, ma perché vanno fatte le cose correttamente. Però abbastanza bene, come prima prova abbastanza bene. Voglio che sei più concentrato su posizionamento, e quello lì me l'hai sempre fatto bene, quindi ti sei sempre posizionato per tempo per poi frenare, e va benissimo. Non avere questa tendenza a fare questo di movimento iniziale, ma è dalle gambe che parte la spinta per andare giù. Il corpo, il tronco è una conseguenza, è un'armonia, ma è dalle gambe che parte. Perché si vede benissimo quando fai questo, e non fai questo, armonioso, tutto insieme, partendo dalla spinta delle gambe, sinistra o destra che sia. Non perdere altra cosa, hai la tendenza ad avanzare la posizione in sella. Non lo fare, perché quando tu avanti la posizione in sella e sei in angolo in piega, l'inguine esterno, avendo il serbatoio qui, non riesce a farci forza. Lo devi avere qua, quindi arretrando riesci ad avere il serbatoio qua, che riesce a fare anche forza, oltre che con la gamba interna, anche sull'inguine interno opposto, e poi viceversa dall'altra parte. Però è importante dove sei posizionato inizialmente. Se sei molto avanti, questo effetto non lo puoi avere, perché ce l'hai qui a ginocchio aperto, e soprattutto qui, come fai a fare? Non ce la fai. Devi arretrare per averlo disponibile. Pronti?